Piacere di avere con noi oggi Lorenzo Marini, che ho chiamato maestro, ma lui mi ha risposto che siamo tutti allievi. Quindi, insomma, due parole intanto su questa Design Week che ha scosso i cuori della città di Milano. Sì, finalmente siamo liberi dalla pandemia in senso psicologico. L'anno scorso eravamo in senso fisico, ma evidentemente la mente arriva un po' dopo. È un senso di libertà che non può non coinvolgere tutti, e la libertà porta espressioni creative, energia, voglia di fare, e questa mostra è un esempio. La tua arte, se hai avuto la percezione di un cambiamento nel tuo modo di esprimerti, di raccontarti, proprio perché è cambiato il periodo storico, la situazione sociale che stiamo attraversando, sociale, economica, stanno cambiando tante cose, sono in un momento di crisi, quindi vuol dire anche di cambiamento. Tu come hai attuato questo cambiamento nella tua arte? L'arte è uno specchio della società e non può non rifletterla. Per quanto mi riguarda, io non credo al dramma, credo alla gioia, alla felicità. La mia arte è energetica, vitaminica. Io dipingo lettere, togliendo il senso logico della parola. Mi piace destrutturare la parola, visto che la gente non mantiene le parole, e quindi non ha più senso dare un significato ideologico alle parole. Celebro la bellezza delle lettere, ed ogni lettera è trasformata in immagine, in narrazione. Quindi le mie lettere sono frammenti mosaici senza capo né coda. Mi piace rompere lo schema della linearità e celebrare in modalità diverse, con i corpi, con le fotografie, con gli alfabeti, celebrare questi nuovi alfabeti che sono iconici, il mio linguaggio visivo. E trovo che il linguaggio visivo sia un elemento accomunante dell'umanità. La parola divide e l'immagine unisce. Come quando pensiamo alle antiche allegorie, no? Che erano utilizzate per farsi comprendere anche dal volgo, adesso questo, diciamo, linguaggio di immagini, non c'è più questa divisione tra i dotti e il volgo, ma c'è questa globalizzazione, quindi in realtà una distanza geografica che le parole fine a se stesse potrebbero in qualche modo allontanarci ancora di più. Sì, viviamo in un tempo di geroglifici moderni, addirittura ci sono un paio di obelischi in questa mostra, perché è un misto, un percorso tra quadri tradizionali, quadri su acciaio, su cashmere, sculture, per finire appunto a questo mondo che celebra questo ritrovarsi tutti assieme in un linguaggio diverso ma uguale. Quindi celebra un po' la nostra natura umana che ci dice che ogni uomo a una razza, a una nazione, appartiene ad un gruppo, ma è un fatto individuale e unico, come i fiocchi di neve. L'alfabeto, dopo la parola, è stato il primo strumento che noi della generazione precedente alla generazione Z, non so come ci chiamiamo, abbiamo imparato tutto, a conoscere il mondo, a conoscere le cose, a dare un nome alle cose. Adesso con le nuove tecnologie che stanno arrivando e sempre più veloci, qualcosa sta cambiando. Tu cosa ne pensi di questo nuovo approccio così tecnologico? Penso che la tecnologia aumenta la nostra capacità di relazione, e quindi abbiamo dei mezzi sempre più potenti, ma non altrettanto dei contenuti. Credo che la società lavora sempre più sul come e sempre meno sul perché, e credo che gli uomini nel prossimo decennio dovranno lavorare più sul contenuto, sul concetto, che non sulla forma. Io la ringrazio tantissimo per questa sua bella storia e testimonianza, ed è un onore averla nella nostra città in questa settimana particolarmente importante. Ringrazio voi, ma specialmente chi mi ospita qui, e spero che possa raccontare meglio di me adesso il perché siamo qui e l'intenzione di questa esibizione. Grazie. Rocco Rogia, amministratore delegato della società Roseto, il padrone di casa che oggi ospita questa mostra meravigliosa. Cosa vi ha colpito particolarmente di questo grande artista, e quali sono, insomma, i punti di raccordo tra la vostra idea di arte e quello che il maestro rappresenta? Allora, innanzitutto Roseto, giusto per spiegare che cosa facciamo, è una società che fonda le sue radici nell'immobiliare e che ha
lo scopo di affittare, di locare immobili di proprietà. Cosa c'entra con la Design Week, cosa c'entra con l'arte? È qualcosa che noi vogliamo fortemente, che riguarda questo, ad esempio questo luogo dove siamo ora, che abbiamo costruito e che abbiamo deciso di utilizzare per promuovere l'arte e la cultura in modo attivo. E la Design Week chiaramente è qualcosa che viene incontro anche a tutto il mondo del design, che è qualcosa che per noi è importante, visto che le nostre residenze che ci sono nella città di Milano sono di prestigio, e quindi andiamo a studiare, ci interessa studiare tutte le evoluzioni che ci sono da questo punto di vista. È senz'altro un settore, come del resto anche la moda, per ovvie ragioni che sono inutili specificare, che resta di nicchia, anche una nicchia culturale. Voi questa nicchia culturale, essendo il vostro poi un palazzo molto prestigioso, la individuate in un target nuovo, adesso che insomma si sono un po' smosse le cose, sono cambiate alcune cose, ma soprattutto gli stranieri sono tornati a viaggiare, a muoversi, a mettere, voglio dire, piede fuori dal loro territorio, tornare anche in Italia. Sì, per noi l'arte in realtà è qualcosa che vogliamo aprire al grande pubblico, quindi il nostro scopo qui non è tanto il target della nostra clientela, ma in generale quello di venire un po' incontro a quello che ci chiede l'Europa con la Convenzione di Faro, che è qualcosa che ci ha spiegato il curatore della mostra, il professor Miro Goi, è quello di cercare di mostrare quando si ha la possibilità l'arte, in quanto l'arte viene associata addirittura ai diritti umani. Questo in estrema sintesi ci dicono che il valore di un'opera d'arte non è dato dall'oggetto, ma di cosa ne fai di questo oggetto. Quindi la cosa c'è di meglio di mostrare una mostra come questa? E quest'anno nella Roseto Design Square abbiamo l'onore di avere Lorenzo Marini, che è una persona che conosciamo da diversi anni e che ci piace molto come artista, ed è un artista internazionale che sta facendo un bellissimo percorso. Allora io la ringrazio tantissimo per l'ospitalità in questo spazio meraviglioso, ulteriormente arricchito dalle opere di Lorenzo Marini, e speriamo ci sia presto un'altra occasione per incontrarla. Grazie a voi. Ci troviamo da Roberto e Basta, Galleria Embrera, in via Fiorichiari 3. Quest'anno abbiamo fatto la celebrazione dei supereroi. Abbiamo qui Darth Vader nella sua veste ufficiale, perché è uno dei 500 costumi usato in un film. Fuori abbiamo fatto questa installazione bellissima con Disney, fatta dal grande artista Marco Lodola. È una celebrazione della bellezza, della gioia e del colore, perché la casa è colore. Beh, abbiamo il piacere di ospitare Marco Lodola. Chi è Marco Lodola? Marco Lodola è uno dei più importanti artisti contemporanei italiani, che ha deciso di percorrere una strada particolare, cioè quella dell'illuminazione, perché è vero che le lampade non sono solo lampade, non sono solo oggetti di illuminazione, ma sono vere e proprie sculture luminose. E da lì è nata la sua idea un po' pop di rappresentare queste scene italiane, tipicamente italiane, con del colore meraviglioso e dei neon. In questo caso però abbiamo la celebrazione dei supereroi per il lancio del film I Guardiani della Galassia 3, che tra poco vedrete nelle sale. Lodola ha celebrato i supereroi di quel film insieme alla Disney. Design Week 2023, che dire? Milioni di persone, ieri abbiamo fatto nella galleria qualcosa come 11.000 visitatori contati, quindi non è che stiamo sparando numeri così. È un momento magico per la città di Milano, è un momento in cui davvero si apre anche le cose più inaspettate, perché gallerie come magari
possono essere la nostra, che sembrano un pochino austere, quindi spesso la gente ha paura a entrare, vengono aperte con celebrazioni divertenti, con opere molto colorate, e la gente le apprezza moltissimo. Ho visto installazioni in giro, ho visto cose folli, che è un po' lo spirito del fuorisalone, un po' lo spirito dell'innovazione del design, quindi devo dire 2023, grande settimana del design.